Un primo passo, certo, ma non trascurabile. Da ieri tutte le esercitazioni che le forze armate vorranno eseguire sul territorio pugliese e ancor di più all'interno delle aree protette dovranno essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale e concertate con gli enti locali. Questo è il cuore del protocollo d'intesa firmato a Roma dal governatore della Puglia Nichi Vendola e dai ministri della Difesa e dell'Ambiente Roberta Pinotti e Gianluca Galletti. Una vittoria in primis per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in prima fila da sempre per limitare la presenza militare all'interno del proprio territorio. Sono stato l'unico presidente di parco ospite della conferenza sulle servitù militari. E proprio nel corso della presentazione della Festival della Ruralità avevo suggerito al presidente Vendola e al vicepresidente Barbanente di puntare seriamente sul fatto che le esercitazioni dovessero essere sottoposte alla valutazione di incidenza, alla valutazione strategica, più in generale alle valutazioni ambientali, e chiedevo, e dicevo appunto che mi sembrava appunto strano che per l'esercito questo non dovesse accadere, considerato l'impatto che le esercitazioni hanno nei parchi italiani. Ebbene, il Presidente ne ha fatto uno dei punti fondamentali del protocollo d'intesa che ha sottoscritto con il Ministero della Difesa, e quindi d'ora in poi insomma, istituiranno un tavolo tecnico per arrivare appunto al fatto che l'esercito, insomma, come qualunque cittadino che intraprende, debba fare lo stesso percorso per quanto riguarda appunto le valutazioni ambientali. Soddisfatto dunque il presidente Cesare Veronico, che ha parlato a margine della presentazione di UP, la festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che dal 23 giugno al 14 luglio trasformerà l'area protetta in un palcoscenico a cielo aperto tra cooking show, spettacoli, laboratori e concerti. Il clou l'11, 12 e 14 luglio con le esibizioni di Mamma Marias Gravina, di Nicola Conte e Chiara Civello a Ruvo e di Goran Bregovic a Bitonto. È una festa alla quale noi ci teniamo particolarmente perché ci consente di entrare nei 13 comuni del parco e di proseguire il progetto di fidelizzazione degli abitanti dei 13 comuni del parco con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Cioè noi auspichiamo che come gli abitanti dei comuni sentono l'identità e l'orgoglio di appartenenza alla loro città, la sentano egualmente nella relazione con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.